Ciao a tutti, siamo qua a Progresso Channel, faccio in questo caso il ruolo della Laila che ci ha abbandonato, sono Max Serra dell'Anzolavino Calcio e siamo qua con i nostri magnifici campioni dei Piccoli Amici 2010 che hanno disputato due partite in questa giornata torrida, direi un caldo proprio estivo. E come solito si sono contraddistinti grazie alla loro grande grinta, alle loro grandi capacità. Sono state due partite, anche tecnicamente parlando, bellissime, giocate molto bene. Come sempre sono contentissimo di questo fantastico gruppo, ma direi che ora sia il momento di passare la parola ai veri protagonisti, questi fantastici ragazzi, quali vi presentate, dite nome, cognome e ruolo. Filippo Ventura, portiere. Mattia Minarelli, centrocampista. Nicola Gottardi, difensore. Andrea Comastri, a centrocampo. Filippo Greco, attaccante. Daniele Greco, attaccante. Malcolm Paredes, centrocampista. Federico Zanarini, centrocampista destro. Lorenzo Ferri, attaccante. Bene, adesso torneremo da voi, poi presentiamo i nostri due allenatori di questo gruppo, manca il terzo che oggi gli abbiamo dato una giornata di ferie, quindi passerei il microfono al primo, a Davide Querzè, ti presenti, di due parole sulla nostra squadra, sulla nostra società e poi facciamo parlare Fabio. Allora, ciao a tutti, io sono Davide, intanto salutiamo anche i nostri compagni che non ci sono perché noi siamo un bel gruppo di 20 bimbi, vero ragazzi, oggi siamo in 8 dopo... Accoglieremo gli altri 8-9 bimbi. Adesso i ragazzini fanno i timidi. Io forse sono più timido di loro, ma ecco, uno mi vuole già rubare il microfono intanto. Adesso glielo do, vediamo cosa da dire. Filippo? È molto bello giocare queste partite con i due mister. Davvero? Sì. Vi siete divertiti oggi, ragazzi? Sì! E come ti trovi in squadra? Bene. È una bella squadra? Sì. Siete in tanti? Sì. Quanti allenamenti fate la settimana? Due. Due allenamenti. E come vi alternate negli allenamenti? Cioè tutti insieme vi dividete in gruppi? Ci dividete in gruppi. No. Tutti insieme. Qual è la cosa che vi piace di più fare all'allenamento? La partita! La partita oppure i? I? Cosa si fa alla fine della partita? Rigori! Rigori! Alcune volte. Alcune volte, non si può fare tutte le volte. Alcune non ce le fai fare. Allora, chi è il mister più cattivo? Davide! Il più gentile è Fabio. Fabio, dai. Bene, nobili Fabio, è una consuetudine che ci si ritrovi qua sempre nel periodo post-pasquale fino al primo maggio nell'area del Progresso Campi Sportivi. Come avete visto è una squadra prettamente votata all'attacco, perché qua di difensori ce n'è forse solo uno che ha dichiarato sono difensore, tutti gli altri sono attaccanti o centrocampisti. Ci siamo divertiti, insomma quello è l'importante, la giornata ci è favorevole per passarla fino alla fine, perché giocheremo l'ultima partita verso sera. E poi avremo modo chi di festeggiarla qui e concluderla qui comunque col favoloso stand delle Crescentine, oppure salutare il gruppo e rivederci al prossimo appuntamento. È una squadra prevalentemente di tifosi del Bologna, perché noi facciamo il tifo quasi tutti per il Bologna, a parte i due mister, dirigenti mister che... Forza Inter! No! Forza Juve! Sono stati... Allora facciamo parlare un attimo quello che in questa ultima partita, cosa c'hai qua a sinistra? La fascia da capitano, che comunque a rotazione la fate tutti, vero Andre? Sì. Cosa hai da dire? Io? Alla televisione, cosa gli diciamo? Boh. Dai. Com'è andata l'ultima partita? L'ultima partita, com'è andata? Come hai giocato? Bene. Bene, che ruolo hai giocato? Solo in uno o più di uno? Più di uno. Quali sono stati? Difensore e centrocampo. Difensore e centrocampo. E quale ti piace di più dei due? Difensore. No, centrocampo. Centrocampo. Bene. Nicola, cosa volevi dire? Dove sei, Nick? Anche i miei compagni sono stati bravi, ma il più bravo sono stati i nostri mister. Ciao. Questo vuole giocare sempre. Chi si ricorda di voi ieri come abbiamo preparato questa giornata al torneo? Che cosa abbiamo fatto di nuovo ad allenamento ieri? No, cos'è che abbiamo fatto di nuovo? La prima volta che l'abbiamo fatto ieri.
Che allenamento abbiamo fatto ieri di particolare? La musica! Abbiamo ballato la zumba! Ieri per la prima volta abbiamo fatto una parte dell'allenamento con la musica di zumba, che stiamo provando questa nuova metodologia. E direi che l'esperimento sia andato anche abbastanza bene. Beh, bellissima questa cosa, ce la vuoi spiegare, Max? Niente, stiamo... Ieri, ripeto, l'abbiamo testato per la prima volta, quindi i ragazzi erano sul nostro campo principale, allo stadio, sul nostro campo 1, e abbiamo messo su questa base musicale di zumba, sulla quale poi gli allenatori facevano fare degli esercizi soprattutto a livello motorio, ma anche qualcosa a livello tecnico, e i ragazzi cercavano di eseguirli stando al ritmo, al tempo di musica. Ecco, e questa era la musica. Come facevate ieri? Dai! Attenzione a quando arriva la scarica, Attenzione! Ok! E poi c'è il passettino senza toccare. Diciamo che è un altro modo per cercare di far crescere e soprattutto di far divertire i ragazzi. Credo che, come tutti i responsabili delle varie società, ma soprattutto grazie ai mister, cerchiamo sempre di trovare un qualcosa che sia innovativo e soprattutto che possa essere formativo, accrescitivo e divertente per i ragazzi. Max, la vostra società è conosciuta, vuoi dire due parole su squadre, quanti, un po' di numeri, qualche nome? Ma adesso i numeri proprio esatti non me li ricordo, comunque siamo sui 300, più o meno sui 300 iscritti a livello di settore giovanile, abbiamo chiaramente tutte le categorie doppiate nella scuola calcio, e per quanto riguarda, ragazzi, dovete guardare la telecamera. Per quanto riguarda l'agonistica, abbiamo le squadre in tutte le annate. È stato un anno, devo dire, un po' duro, un po' difficile quello di quest'anno. Sicuramente quello dell'anno scorso, per sotto certi aspetti, è stato migliore, però alla fine i risultati, se non sono stati ottenuti proprio a livello sportivo sul campo, ne abbiamo avuti con il nostro portiere degli allievi 2001, che ha già giocato credo 6-7 partite a titolare in prima squadra per motivi di infortuni del portiere, però ovviamente per noi questi sono risultati importantissimi, e diversi ragazzi hanno già debuttato quest'anno la nostra prima squadra, che poi il nostro vero obiettivo nel settore giovanile è quello di formare più possibile ragazzi per le prime squadre, insomma, di là di quello dei risultati, che quando poi si riesce a vincere ovviamente fa piacere a tutti, quello è normale. Sappiamo che organizzi diversi tornei, per quanto ti riguarda, vuoi dire due parole, vuoi qualcosa in cantiere? Sì, è una cosa, diciamo, in questo caso extra Anzo Lavino, organizzo tornei con un'agenzia che domattina alle 7 parto, sono di nuovo giro in Romagna Cattolica, dove ci sarà il quarto Piccoli Amici Trophy Football Cup a Cattolica, avremo a giugno poi il Confederation Cup. Ma credo che sia più importante in questa sede parlare che da giovedì prossimo, dal 3 di maggio, invece inizierà la 31esima edizione delle Città di Anzola, il nostro torneo di settore città di Anzola, a livello giovanile credo che uno dei pochi tornei che ha tutte le categorie, quindi partiamo dai Piccoli Amici e arriviamo fino alla Juniores, sarà un impegno gravoso per tutta la dirigenza, per tutti i volontari che come qua fortunatamente gravitano anche ad Anzola e sono fondamentali per poter continuare questi tipi di manifestazioni, che sono poi linfa vitale per la sopravvivenza delle nostre società, per cui per 40 giorni, partendo appunto dal 3 di maggio, inizierà il nostro torneo ad Anzola, e questo sarà l'impegno sicuramente più grosso e più importante. Poi quanto riguarda il livello professionale ci sono queste altre attività collaterali che comunque riempiono, diciamo, le giornate, diciamo così, sempre all'interno di questi ambienti fantastici che sono quelli del mondo calcistico, ma soprattutto del mondo calcistico giovanile. Allora ragazzi, voi adesso avete un'altra partita, sapete anche, cioè sapete voi bimbi, non loro. Contro chi giochiamo dopo? Bravi, questa è la risposta giusta. C'è il bomber qui, il nostro bomber Daniele Greco, che vuole dire una parola. Daniele, mi è piaciuto come abbiamo giocato, abbiamo giocato bene, soprattutto i mister che ci hanno allenato così tanto, e siamo stati bravissimi. Adesso andiamo a ballare. Daniele, ma chi è il tuo giocatore preferito? A chi ti ispiri tu quando giochi? Dybala. A Dybala. Beh, un interista come te. È il nostro bomber Daniele. Comunque giochiamo col fossolo, mi sembra. Sì, col fossolo. Col fossolo. Andremo a giocare col fossolo. Quindi ragazzi, in bocca al lupo per dopo e per tutto, cioè comunque anche per le altre vostre esperienze, per le altre vostre partite. Facciamo un forza Anzola Vino. Sì. Forza Anzola Vino. No, lo voglio un po' più carico. Come fate un coro prima della partita? Non fate un coro qualcosa prima della partita? Sono la sottona. Allora, se vi aspettiamo la delay, 1
due, tre. Avanzare Avino! Oh, così. Perfetto, grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Fermi lì. Ok, liberi.